Buongiorno ragazzi, mi trovo qui al porto di Francavilla al Mare, giornata bella che ventosa, quindi ottima per provare anche i microfoni di queste cuffie. Poi vi mando la clip con la registrazione dedicata dei microfoni, sentite quanto rumore fastidioso qui in sottofondo. TrueFree F2 non costano tanto, queste sono le nuove cuffie del brand TrueFree che io ho provato, davvero tanti loro prodotti. Mi sono piaciute, hanno una buona durata della batteria, resistono, ecco, al sudore, hanno i tastini fisici, il Bluetooth è molto stabile, non si è mai disconnesso e soprattutto hanno la codifica e il DAC, ma ovviamente ve ne parlo meglio dopo la sigla. Ok ragazzi, passiamo al banco di prova e guardiamo un pochino meglio da vicino le nuove TrueFree F2. Packaging sempre ben curato da parte del brand, scatolo abbastanza grande, qui disegno delle cuffie, abbiamo il nome qui del brand TrueFree F2 Open Ear Headphones, perché sono cuffie open ear, quindi non vanno nell'orecchio. Ci dice che abbiamo due microfoni con il noise cancelling, poi vi faccio sentire meglio come cattura l'audio, la nostra voce, questi microfoni. Abbiamo dei driver da 16.2 mm dinamici e una batteria che supera le 15 ore. Posso dirvi che un paio di ore al giorno, un'ora e mezza diciamo più o meno, io in una settimana non sono ancora riuscito a scaricarle, quindi ci siamo come durata della batteria. E abbiamo qui sul retro qualche altra specifica, tutti i vari loghettini, simbolini e certificazioni delle cuffie. In confezione abbiamo un cavo di ricarica USB Type-C per ricaricarle e abbiamo un pochettino di manualistica, questo che è il solito, qui per scaricare ci dice l'applicazione, perché abbiamo applicazione compatibile sia con Android sia con iPhone, poi la guardiamo meglio, e abbiamo una manualistica multilingua che ci spiega un pochettino i pulsanti e come funzionano le cuffie. Ok, tolto lo scatolo che è davvero super ingombrante, abbiamo qui le nostre cuffiettine di tipo open ear, guardate, quindi sono cuffie che restano aperte, ne abbiamo provate tantissime qui sul canale. Queste sono le ultime appunto di TrueFree, con quel gambettino qui che va dietro la testa, morbido, quindi non ci dà fastidio, non scenderà sulle spalle, devo dire aderisce abbastanza bene, tutto qui rivestito in questa sorta di gomma, devo dire molto, sembra anche molto solida. Qui abbiamo la pulsantiera, perché non hanno superficie touch, quindi qui ci sono le batterie, una sola batteria divisa su due unità, e qui abbiamo i pulsanti, il centrale che è anche on off, e abbiamo i due pulsanti qui per avere altre funzioni, anche come mandare avanti e indietro le nostre canzoni, e sono comode, comode perché le mani bagnate e quant'altro, secondo me cuffia sportiva sta meglio con una pulsantiera touch, cioè non touch, quindi pulsanti fisici. Qui abbiamo lo sportellino che nasconde la porta di ricarica Type-C, bella perché è arancione con la stessa tonalità appunto di tutto il resto delle cuffie, si chiude per mantenere anche il suo grado di impermeabilità, resiste a piccole gocce d'acqua, un pochettino di sudore, capelli bagnati, queste cuffie non avranno ragazzi alcun problema. Qui invece c'è tutto il corpo della cuffia con la dicitura appunto TrueFree. Intanto ho acceso le nostre cuffiette, ho aperto l'applicazione, vi faccio anche vedere che qui nella parte posteriore c'è un LED di stato, quindi mettiamo un attimo le nostre cuffiettine qui, vediamo un pochettino, vi faccio vedere l'app, l'abbiamo già vista su altre cuffie appunto a marchio TrueFree. L'applicazione ci permette di connettere per doppio dispositivo, quindi una sorta di multipoint, abbiamo la game mode, quindi tutta applicabile, abbastanza facile, poi il reparto qui, la sezione dell'equalizzatore, è possibile appunto personalizzare con diversi tipi di musica, creare delle nostre equalizzazioni, molto semplice ragazzi, devo dire, non è super complicata questa applicazione.
guardiamo qui ad attivo, poi abbiamo qui per fare il login, scegliere la lingua. Io comunque non ho fatto niente, ho lasciato tutto praticamente così, e qui si può cambiare il tipo di promemoria delle cuffie, cioè inglese, cinese, tedesco, giapponese, ma una cuffia ragazzi non è che parla più di tanto. E c'è l'aggiornamento software, devo dire che mi è arrivata una versione software degna di nota ragazzi, e la codifica, eccole qui, TrueFree F2, ho fatto la prima ricarica della batteria giorni fa, ecco qui 90%, quindi batteria ragazzi dura, stamattina le usate tanto per fare un po' di test. Vi faccio vedere subito che abbiamo la codifica in HD LDAC, che è una rarità, non dico assoluta, ma molto molto raro trovare su questa fascia di, insomma, di prezzo, su questa tipologia di prodotto, una codifica in alta risoluzione. Poi ovviamente si possono togliere e dare tutte le spunte. Ok ragazzi, proviamo i microfoni delle TrueFree F2, vediamo un pochettino come si sentono. Mi trovo al posto dove sto registrando anche parte di questa recensione, sto camminando, ragazzi c'è vento, è una mattinata bella ventosa, c'è un po' di rumore delle persone qui con le barche che parlottano, il traffico è vicino, ecco l'acqua che sbatte sugli scogli, quindi non è il posto più silenzioso, e vediamo come questi quattro microfoni riescono a dire tutto questo rumore. Faccio vedere anche i pulsanti come funzionano, quindi il tastino centrale ragazzi va in play, pausa la nostra traccia, così poi si può mandare avanti e indietro le nostre canzoni, mandare anche un po' veloce, quindi se serve guardate si può mandare a skippare tranquillamente le nostre canzoni avanti e indietro. Vi parlo di audio, non ve lo faccio sentire ragazzi, non microfono queste cuffie perché non sono neanche in ear, è un audio che è fatto per non sovrastare i rumori esterni, è un audio fatto per di buona qualità comunque grazie alla codifica e il DAC, ma è un audio per farvi sentire tutto quello che vi circonda, perché con queste cuffie voi dovete andare in strada, dovete magari andare in bici, dovete andare sulla pista ciclabile dove non siete soli, ci sono anche altre persone, possono esserci dei pericoli, e con queste cuffie voi riuscite a bilanciare, diciamo, il rumore esterno con la vostra musica. Una musica che a livello di qualità mi è piaciuta, mancano un po' i bassi, ovviamente non essendo in ear non c'è neanche l'effetto tappo, e comunque la cuffia non spinge molto sulle frequenze basse, quindi un audio tendente più al medio, medio alto. Ragazzi, chiudiamo la recensione delle TrueFree F2, soluzione sportiva dai tastini fisici, come vi ho detto prima, la codifica, il DAC e tanta roba. Ecco, i microfoni se la cavicchiano bene con tanto rumore, il suono in uscita sembra un po' ovattato perché diciamo che la parte software va a cercare di sopperire la mancanza di un hardware sui microfoni di qualità. Comunque il mio interlocutore, anche in buone condizioni di rumore, mi ha sempre sentito, cioè ha sempre capito quello che dicevo. Il problema può sussistere se c'è davvero tanto vento, ecco, stiamo andando in e-bike, in bicicletta, in monopattino, occhio sempre in monopattino ragazzi, o in bicicletta quando si va in strada, lì ci potrebbe essere un po' di problema nel farci capire se proprio si va un po' più veloce. Comunque si mantiene un buon contatto con la strada, quindi anche usandole con un volume alto si sente tutto il rumore esterno, e questo è un po' il senso di questa tipologia di cuffiettine. Cuffiettine che non costano tanto, che io vi lascio linkato in descrizione a questo video. Da Amazon Italia spesso c'è un coupon, un codice da spuntare, quindi ragazzi mi raccomando dateci sempre un'occhiata prima di effettuare l'ordine, così da risparmiare qualcosina. Vi chiedo inoltre come sempre di lasciare un bel pollicione in su, di iscrivervi al canale, ci vediamo in un prossimo video, un saluto da Francavilla al Mare, ciao!